Ben ritrovati nella mia cucina o benvenuti se è la prima volta che vedete un mio video. Sono Chef Alex, intanto ti ringrazio per aver cliccato su questo video e ti ringrazio per essere tu. E per ringraziarti oggi ti porto a casa un super video, perché andremo a fare sì un piatto camice nero, quindi di livello, ma in questo video ci sono più preparazioni. Per esempio le zucchine alla scapece, la cipolla caramellata, quindi preparazioni che poi ti porti anche per altri momenti o situazioni a prescindere da questo video. Quindi un buon motivo per seguirmi. Tartare, e parleremo, vedremo anche la differenza tra tartare e battuto al coltello, dove tecnicamente è la stessa identica cosa, arriva appunto dai tartari questa tecnica, ma una volta approdata in Francia l'hanno arricchita chiamandola tartare, dove il condimento non è più semplicemente con olio, sale e pepe, ma si possono aggiungere anche salse come la senape, la maionese, o arricchita con altri elementi che distinguono quindi la tartare dal classico battuto al coltello. E questa è già la premessa. Noi oggi andiamo a fare una tartare con melone, un bellissimo pezzo di carne. Questa è la coda, la punta posteriore della lombata, magrissima. Poi andremo comunque a dargli una pulitina, lo vedremo. Una cipolla di Tropea. Abbiamo anche una zucchina, una carota, delle foglioline di menta e uno spicchiettino d'aglio, dell'aceto bianco di vino, olio di semi, abbiamo zucchero bianco e zucchero di canna, olio extravergine d'oliva, mi raccomando buono, pepe, succo di limone e sale. Questi gli ingredienti, andiamo a vedere tutti i passaggi. Comincio con la parte più lunga. Iniziamo con la zucchina o le zucchine, a seconda di quante ne vogliamo fare. Ben lavata, mi raccomando. Ok. Vado a metterle in uno, in un colino. E andiamo a salare. Giriamo un po'. E questo adesso lasciamo almeno mezz'ora, meglio ancora un'ora, per fargli rilasciare un pochino della loro acqua di vegetazione. Intanto ci portiamo avanti. Allora, cipolle tagliate, avete visto abbastanza fini, tranne, vabbè, poi vedremo come mai, un pezzo io l'ho lasciato così. Carote, le zucchine hanno cominciato a sgocciolare, per aiutarle a rilasciare aggiungo anche un peso. E andiamo a caramellare le cipolle, ci spostiamo ai fornelli. Ovviamente coltelli, utensili, ingredienti particolari, tutto quello che utilizzo qui sotto in descrizione, in ogni mio video trovi i link per procurarti tutto quello che ti serve senza impazzire, oppure seguendomi anche sul mio sito internet chefalex.it. Accendiamo il gas, mettiamo un bel giro d'olio. A coprire bene il fondo. Mettiamo le cipolle e un pizzico di sale. E facciamole stufare per qualche minuto, finché non si ammorbidiranno appena appena. E copriamo, e fuoco medio basso.
5 minuti. Passati 5 minuti, andiamo ad aggiungere zucchero e zucchero. Allora, lo zucchero bianco e lo zucchero di canna sono tecnicamente la stessa identica cosa, è saccarosio, con la differenza che lo zucchero di canna viene fermata prima la raffinazione, pertanto conserva all'interno ancora della melassa che gli conferisce questo colore. Se dobbiamo usare per zuccherare il caffè a crudo, sono la stessa identica cosa. Quello che cambia invece è quando lo usiamo in cottura, perché quella melassa andrà a rilasciare un leggerissimo tono di affumicato. Ecco qua un'altra piccola chicca. E a noi ci piace, quindi vado a mettere un po' di zucchero normale e un po' di zucchero di canna. E adesso, sempre a fuoco medio-basso, aspettiamo che si sciolga il tutto e che la cipolla finisca di cuocere nello zucchero sciolto, andando appunto a caramellare, che non è la caramellizzazione della reazione di Maillard. Per non perdere nota di colore, possiamo aggiungere un goccio di aceto di vino. E lasciamo andare fino a far sfumare l'aceto. Passati una decina di minuti, le nostre cipolle caramellate sono pronte. Quindi cipolle caramellate, ovviamente messe in un barattolo perché posso utilizzarle per mille altre cose, ho ottenuto solo, vi ricordate, quella foglia, la foglia grande esterna. Torniamo alle nostre zucchine, quindi via il peso, le mettiamo in un contenitore e hanno rilasciato anche un bel po' di acqua. Non so se si vede, spero di sì. Cosa facciamo? Andiamo a mettere un pizzico di pepe, l'aceto, tanti lo mettono all'ultimo, io preferisco marinarle un pochino, per cui lo metto adesso, assieme al succo di limone, e vado a spezzettare le foglioline di menta. Trito lo spicchio d'aglio. Quindi via la buccia, apriamo a metà. Questo è freschissimo, non ha anima praticamente. E vado a girare. E le lascio a marinare. La frittura la farò come ultimo passaggio, quindi i passaggi sono gli stessi, ognuno poi cambia l'ordine, ma l'importante è che i passaggi siano quelli. Io ho fatto diverse prove e nell'ordine dei passaggi io mi trovo meglio, o meglio, mi piacciono di più fatte così. Anzi, fammi sapere poi tu nei commenti invece se ami le zucchine in scapece o alla scapece, come le fai? E passiamo alla carne, cominciamo a fare la tartare. Negli ingredienti ho deciso di aggiungere anche un pochino di una punta di senape. Ed eccoci alla carne, come vediamo è un pezzo bello magro, ma ha un pochino di grasso in eccesso. Quindi si fa quella che si chiama trim o trimmatura italianizzato dall'americano, o tolettatura, o come si dice in italiano la paratura, cioè andare a rimuovere appunto grasso, tessuto connettivo, nervi, tutto ciò che è in eccesso. Dovendo fare una tartare, via tutto. Ovviamente questa parte non si butta. Adesso io sempre questi pezzi li tengo da parte quando poi devo fare dei bei brodi. Quindi il nostro
pezzo è bello pulito, tutto magro. Andiamo a dividerlo perché io ho qui tre porzioni. Stasera ne faccio una e domani sera invece andrò a replicare con mio figlio. Gli rifarò questo piatto. Quindi andiamo a tirarci fuori la porzione per stasera. E adesso andiamo al coltello. Ora, se lo condiamo solo con olio, sale e pepe, abbiamo un bel battuto al coltello. Ma tartar, quindi olio, pepe, sale, succo di limone e una punta di senape. E andiamo a girare. La lasciamo a marinare un pochino. Andiamo intanto a friggere le zucchine. Accendiamo e mettiamo l'olio di semi. 160-170 gradi. Metodo, diciamo, un po' empirico, lo stuzzicadenti lo possiamo immergere, vediamo se quando fa le bollicine vuol dire che ci siamo, oppure potete usare un termometro. Ci vediamo quando siamo in temperatura. Mi raccomando, per la frittura, olio di semi. La ricetta originale delle zucchine alla scapece prevede l'olio extravergine d'oliva. Allora, con l'olio d'oliva ancora si può friggere. L'extravergine assolutamente no, perché ha un alto tasso di acido oleico che ha una temperatura di fumo molto bassa, quindi superate certe temperature, 110-120, diventa tossico. Purtroppo nella cucina tradizionale italiana, le nostre nonne, mia nonna per prima una grandissima cuoca calabrese, ma non avevano studiato, certe cose non le sapevano, quindi la cucina tradizionale italiana si porta dietro degli errori madornali. Oggi c'è molta più consapevolezza sul cibo sano, e quindi mi raccomando, non si frigge mai con l'olio extravergine d'oliva. È un po' come fare la cazzata di tostare il riso a secco, dove il chicco si cauterizza e poi dopo non assorbe più né il brodo, né la sapidità, né il condimento, né nulla. Cioè, io quello che cerco di fare, dopo anni di studi, anche di cercare di combattere quegli errori che ci trasciniamo o che vediamo nella cucina di chi non è chef ma magari è cuoco o amatoriale, eccetera. Ecco, cerco di darvi quel plus da chef anche su queste piccole cose. Ci siamo quasi. Ok, ci siamo. Abbasso un po' in modo che non salga ulteriormente la temperatura e andiamo a friggere. Fuoco al minimo. Come vedete bastano 15-20 secondi, tempo proprio che cambiano il colore, e spegniamo. Questo permetterà anche a parte dell'aceto di evaporare, quindi di averle meno acide, meno forti. Ecco perché io preferisco condirle prima. Tranquilli, sono delicatissimo, non graffio la padella, mi raccomando, nei commenti non fate critiche pirla, scusate, stupide. Ok, spengo e vado a recuperarle. Rimescoliamo ancora un pochino nella loro marinatura. E le zucchine scapece le abbiamo. Andiamo a vedere gli ultimi passaggi. Ci siamo quasi. E andiamo ad impiattare.
il nostro piatto è pronto, andiamo a tavola per la prova dell'assaggio. E benvenuti a tavola con me per la prova dell'assaggio. E per quale ultimo passaggio? Qualsiasi. Bello di questo piatto è che, come avete visto, si apre un mondo alla fantasia. La tartare può essere fatta in un milione di modi. In Francia addirittura possono andare a metterci addirittura il tuorlo dell'uovo sopra con una bella grattata di pepe, del prezzemolo, dell'erba cipollina, un goccio d'olio a crudo. Chiudetelo come più vi piace. Provate, fate più prove, esperimenti, trovate la versione che vi piace di più e poi fatemi sapere nei commenti qual è. Io ti ringrazio intanto se mi hai seguito fino a qui. Ti ringrazio se sei iscritto al canale, per te è gratis, un click non ti costa nulla, e quindi grazie se non sei iscritto e lo farai guardando questo video, per non perderti, quindi attivando anche la campanellina e le notifiche nel telefono, per non perderti tutti i prossimi, perché ne ho in mente veramente una marea. E condividilo con tutti i tuoi amici e se ti è piaciuto un bel like alla fine di questo video. Andiamo a provarlo. Tartare, carote, zucchine scapece, melone e la cipolla caramellata. C'è tutto il giro famoso, gusto rotondo, dolce, sapido, amaro, acido, croccante, morbido, c'è tutto. È un piatto veramente a livello. E proviamolo. Un'emozione, come quando vedi alla stazione due fidanzati che si baciano perché uno dei due parte e li guardi sempre con un'emozione molto forte. Ecco, prova. È proprio quello, una meraviglia, esattamente come te che mi segui. Wow, spettacolo. Vado a scofanarmela e noi ci vediamo alla prossima video figata di Chef Alex. Buon appetito! Mua.